In un mondo che sta cambiando, dove i valori non contano e che fa della mediocrità un vanto, c'è chi non segue la corrente e non la dà vinta al sistema. C'è chi non si accontenta di quello che è la moda, ma vuole percorrere strade nuove inesplorate al resto del mondo. Signori, state pronti a scoprire il nuovo modo di fare le cose. Lui sente cose, lui vede cose. Lui è lo Xela. Posto migliore, guarda, guardatelo, è lì, che scorretto. Qui c'è una bella carpetta che ci aspetta. Guardate cosa è venuto fuori, una sorta di diga. Si è messo nel posto più lontano del mondo. È lì, disonesto, lo fa per farmi stancare, sai. Ma io sono allenato e pescherò, va bene, vediamo dopo. Ciao. Amiche, amici, transaghe, amici dello Xela, ben ritrovati. Avete visto dove sono venuto, avete visto lo scorretto che si è messo nel posto migliore e ciò nonostante, ecco, ora andiamo a chiedere cosa ha preso in mia presenza, perché in mia assenza ovviamente sono capaci tutti. Allora, intanto siamo al Val Noci, preoccupantemente basso, perché veramente assurda una cosa così, non l'abbiamo mai visto così. Power, eccolo qua, grande Power. Ciao a tutti. Come andate? Un paio di cave d'anelli e basta. Quando non c'ero? Ok. No, perché allora in giro c'è gente che dice che tu un po' te ne approfitti, eh? Ah, io? Sì. No, io guarda, credimi, ma io guarda, ti difendo. A occhio e croce potrei avere un'idea di che potrebbe essere, però. Credimi che io ti difendo sempre. Visto che il posto migliore qua è già stato preso. Che pareva? Vuoi metterti ti... qua? No, ti dispiace se prendo i pesci di là io? Sì, tranquillo, fai pure. Che inquadriamo, voilà. Grande postazione che mi... ho già perso un pezzo del panchetto. Vabbè, mi è saltata la molla e ora non chiude più la gamba davanti. Ce ne faremo una ragione. È il karma, tu dici? Usa la colla 21. Bravo, bravo. No, ma il problema è che se uso la colla 21 poi non mi si stacca più. Vabbè, fai anche tu. Hai capito? Oh, belli. Va bene. Dai, qua vedo le canne desolate. Ma c'è la mia salesca. Dai. Ah, ragazzi, ha più esca lui che pesca viva. Che la fabbrica di pesca viva. Comunque, dai, andiamo. Io invece ho portato una pastura di quelle after e un method e un pellet e basta, che l'ho anche già perso, eccolo lì. Pellet classicissimo da quant'è questo? Da 8, eccolo qua. Innescheremo questi. La pastura, ecco, questa ora magari la ribagno ancora un pochettino, appena appena. No, provo così. Signori, signori, guardate, che vedono il pesce più bello che esiste. Il pesce più bello che esista. Chi prende questi di questa taglia è veramente in gamba adesso, ragazzi. Oltretutto, state un attimino lì. Oltretutto, una tocca fantastica. Ma si è già slamato. Una tocca microscopica che solo con i miei riflessi da ninja. Se no, niente. Adesso, signori, lo liberiamo perché ci ha fatto divertire. Grande, signori. Il pasturatore è su perché manca in quanto ho strappato.
Porca trota, bella tocca questa, veramente bella. Sicuramente trattasi di carpa, ma se n'è andato. L'ho tenuta un po'. Il problema è che ci avevo messo una lenza che non so che numero fosse, non so cosa fosse, perché l'ho trovata qua, l'ho trovata. Che numero? È questa roba qua. No, del 16, no, cos'è? No, 018, non è possibile. Allora, guardate, guardate come tengo le lenze, perché bisogna essere sempre ordinato. No, ma non era grosso, non era. No, probabilmente non era quella lenza lì. Ok, dai, ora sbroglio questo imbroglio e riesco. Signori, un altro cavedanone, il mio pesce preferito, poi di questa dimensione. Guardate come l'ho fregato bene. Qua bisogna essere veramente ninja, bisogna essere bravi. Tocchette veramente difficili. Però dai, diciamoci che lui ora mi presta dei lombrichi, te li porto, ti pago quelli che consumo. Ma vai a fanculo. andate a pescare, no, a fanculo. E qua ragazzi, altro che avvedano pescato con il lombrico, che ovviamente se l'è fagocitato tutto. Adesso andiamo a slamarlo, ma ci stiamo divertendo, ha dato una bella tocca. Allora, questo è l'innesco come si presenta. Ovviamente l'anellino non gliel'abbiamo levato perché non abbiamo voglia, e adesso va dentro al mold. Mi sono ricordato ora che ho lasciato il guadino in moto. Ero abbastanza carico, ma non abbastanza, perché ho lasciato il guadino, la testa del guadino lì. Nel frattempo qui adesso si sono un po' rarefatte le tocchette. L'ultimo l'ho preso col verme, ora ci ho rimesso il verme, ma magari potrebbe essere andato. Ecco, ora magari recupero, vedo un po' cosa succede. Perché zero tocchi adesso. Più o meno prima le tin le vedevo. E uno viene al Val Noce, a parte vabbè che incontrarti lui che per puro caso. Ma chi c'è? Un milanese al Val Noce. Un foresto. Grande Marco che ci è venuto a trovare. È venuto a fare un giro. Poi ci siamo visti qua. Che di sotto ci vediamo da lui che fa dei gelati. Che fa dei gelati, che levati. Quando decide di andare a mangiare, Marco lo dica. Chico, purtroppo tutte le volte che vado su sono per brutte cose, però. Trasformiamo le brutte cose in belle, mangiandoci un buon gelato. Comunque, io mi sto divertendo. Buono. Si è detto? È un po' meno. Si allena a lanciare lui. Ma no, che si prende anche. Sì, quando non c'è nessuno. No, ragazzi, io nel gruppo l'ho già detto, non dovete parlare male di Andrea. Mai fatto. Ci mancherà. Oh, meno male che ci sono, io che lo difendo, Marco. Sennò sarebbe un bagno di sangue. Allora, qui. Rilanciamo. Eccoci qua di nuovo. Vedono, questo me l'ha un po' menacchiato sulla tocca. Ha mangiato 4-5 volte, poi alla fine ha deciso e c'è rimasto. Col pellet, che direi che è più grande di lui, perché guardate lì. Non è niente male, dai. Ora lo slamiamo. Pesci veramente stupendi a questi, meravigliosi. Allora, vediamo un po' se riusciamo a vedere le tocche dei cavedani in diretta, perché sono tocche veramente ignobili queste. Eccola. Ecco, mi sa che c'è rimasta. Signori, proviamo a tirare. No, non si muove più niente, mi sa che non c'è rimasto. Fanno così, due belle tirate. Ora io vabbè avevo ovviamente il telefono in mano e non ci ho tirato, ma vediamo se magari ritorna indietro e si convince. Ma direi di no, ora recupero. Facciamo un po' anche una ripresa in ambiente naturale. Eccolo lì.
aspetta, sì, dove vai? Ah, ti prendi, ti rimollo, aspetta. Beh, recuperiamo e slamiamo. Questa serata è una bella tocca, veramente una bella tocca. Live, signori, è uscita anche, aspetta, ho agganciato anche il cappone. Adesso c'è Power col guadino, vediamo un po' di fare freestyle con una mano e una mano. Sì, ma fai finta di prendere. Grande Power. Allora, arrivo lì. Aspetta che quello ti rompe il guadino, amica, che è come le tue. Aspetta. Che merda che sono. Allora, Berlin che bello. Casperi, questa è bella. Ok, lo lasciamo prima che mi cada. Bella lei. Bello io anche. Aspetta. La signora Colombo poi si incazza. Ho perso una carpettina ora qua sotto di quelle che l'anno scorso erano, no, anzi 2 anni fa erano così. Simpatica, sarà stata sui traetti. È arrivata qua sotto, me lo sono menato perché volevo fare il filmino, è andato un po' in bando la lenza, un po' fette. E ha mollato. Comunque mi ha dato una bella carica. Bene. Quasi giunta l'ora di smettere. Quando vivi al sole tanto caldo non fa. Adesso sto facendo un po' di lanci random, sto lanciando un po' dove capita. Ho sclippato, prima pescavo qua sotto, ho visto l'ultima, una tocca bella ma non c'è rimasto, un altro l'ho sentito ma si è slamato, mangiano malissimo, cavedani. E adesso faccio un po' di lanci, come detto, random, vediamo un po' cosa succede. Al momento niente, manca un quarto alle 5, qui alle 5 ancora alle 5 bisogna smettere poi di pescare. Da quando ci sarà l'ora, mi pare poi da aprile in poi alle 7, quindi diciamoci che manca un quarto d'ora, smontiamo, andiamo con calma, carichiamo la moto che è un'avventura. E basta, al momento direi zero tocco, ora provo a lanciare anche di fronte. Vediamo. Signori, guardate qua, non c'è più l'amo, porca miseria. Allora, ho lanciato esattamente là in mezzo, ho detto vediamo un po' se prendiamo una carpa che magari passa di lì, e infatti non è passata la carpa, ma quando ho recuperato ho preso sicuramente un albero o qualcosa. E quindi ci abbiamo lasciato tutto. Per cui, per me, la pescata si può dire conclusa. Soddisfattissimo, assolutamente. E, vabbè, ora poi chiudiamo e poi facciamo le considerazioni finali. Ragazzi, è veramente basso, ripeto. Domani, peccato che è andato acqua, ora quella pastora lì la butto via, ma domani e dopo è andato acquissima e quindi direi che ce l'abbiamo in quel posto. Vieni, facciamo bellissimo, abbiamo questo meraviglioso panorama alle spalle. Allora, ragazzi, oggi avrei materiale per essere cattivo, ma non lo faccio. Vabbè, hai ragione, quando c'è quando è giusto, è giusto. Oggi aspetta, non... aspetta, sono ridino. Vai a cagare, vai. Ok. Mi sembrava diverso, però. Io oggi non ne ho imbroccata una, non lo so, ma quella lì almeno la cosa che è che non riesco a capire cosa ho sbagliato, è quello che mi dà più fastidio. Magari sono io tanto bravo da sopperire. No, appunto, è proprio per quello che non riesco a, comunque, a dare una spiegazione. Ragazzi, le ho provate veramente tutte, gli ho dato la mia pastura, abbiamo detto sarà il pellet, gli ho dato il mio pellet. Abbiamo detto sarà la pastura, gli ho dato la mia pastura.
non c'è stato, non ha visto una due tocche, ha visto, insomma. Non c'è stato verso. E pescavamo a 10-15 metri uno dall'altro. Sì, ma infatti, ripeto, sicuramente ho sbagliato qualcosa io. Il problema è che non riesco a capire cosa. Probabilmente è la cosa che mi dà più fastidio. Probabilmente la giornata no, ci sta, ci mancherebbe altro. Succede. Ma il problema è riuscire a trarne beneficio. E io in questo momento non so cosa devo correggere. Tu, io non vorrei essere nei tuoi panni all'interno del gruppo, te lo dico. Che poi ci sarà qualcuno che mette. Sì, ma io so anche chi è senza fare nomi, però. Sì. Dici che potrei essere io? Assolutamente. Vabbè, no, dai. Oggi no, oggi sono bravo. Okay. Ecco perché domani dopo è andato acqua. Ah, okay. No, però dai, c'ero ancora lì. Sì, ma l'hai appena detto. Va bene, signori, da Val Noci, direi che ci vediamo la prossima volta. Chi è che mi ha scritto? Ah, Stefano. Ciao, bene. Ciao.